siamo sui Colli del Börda, precisamente a San Martino, dove in questa manifestazione non gastronomica ci sono 30 eccellenze alimentari e vinicole, chiaramente, tutte quante del luogo. Andiamo a scoprire di cosa si tratta. Siamo con l'azienda Valencic, che ha prodotto uno Chardonnay senza solforosa, un metodo di produzione un po' particolare. Ci puoi spiegare come funziona? No, è un metodo vecchio, questo si fa 11 mesi l'uva sta su macerazione, 11 mesi si mischia e dopo 11 mesi si mette in bottiglia. Ho messo subito in bottiglia perché lo metti da botte a botte prende ossidazione e così ho andato subito in bottiglia. E agli altri vini che producete hanno lo stesso metodo di vinificazione o varia? Produciamo l'uva ecologica e i vini sono tutti macerati, non così tanto come questo, bianco parliamo da un giorno verso 5 giorni. Azienda Vinicola Sosoli, cioè avete una produzione di un vino molto particolare, un vino moscato giallo. Moscato giallo, sì. Come si produce? Questo, no? Questo è roba passita, no? Questo si asciuga nelle cassette 2 mesi circa, no? E poi fermenta nelle botti di acacia, no? E sta 2 anni sotto le fece e dentro nelle botti si mette, non so come si dice in italiano, palline di uva anche, no? Okay. E rimane là senza zolfo, senza niente, e poi fra 2 anni si travasa e va direttamente nelle bottiglie, no? E poi sta nella bottiglia ancora 1 anno e poi va sul mercato. Qui si parla di, diciamo, 15 di alcol, quando si beve neanche non si sente, no? E zucchero, quello che rimane è 100% naturale, è così, no? Ho capito, cioè praticamente usi il mosto del vino come zucchero. Sì, perché quando si uva asciuga si concentra, no? Quando si concentra rimane zucchero, acqua va fuori, no? E quando rimane naturale? Sì, quando un mosto fermenta fino a, non so, 15 di alcol e poi si finisce e rimane zucchero naturale, no? Azienda Vinicola Alexander, in questo caso parliamo di una produzione un po' più lunga che rispetto agli altri, giusto? Ci mettete 1 anno in più voi a produrre il vino, il bianco in particolar modo? Sì, salve, non proprio 1 anno in più, però non spingiamo, no? Non è che dobbiamo imbottigliare, non so, i primi mesi dell'anno successivo, almeno aspettiamo che il vino in vasca fa i 4 stagioni, no? Così imbottigliamo di solito prima della vendemmia, no? Successiva. Che vino avete prodotto nel 2012 che ha, diciamo, riscosso un maggior successo rispetto agli altri? Ma diciamo di quello forse che siamo più orgogliosi è il Sauvignon. Che metodo di vinificazione utilizzate? Ma il metodo è praticamente niente di speciale. Quello che bisogna stare attenti è lavorare in vigna, no? Perché sì, la cosa più importante è l'uva che si lavora, non è che in cantina bisogna solo migliorare quello, no? Ottenere quello che l'uva ci dà, no? E dopo sì. E come metodo, niente, normale fermentazione in acciaio, aggiungiamo lieviti selezionati, dopo subito un travaso e basta, e così lasciamo fino all'estate. Sì, bisogna seguire, si controlla la stabilità e va in bottiglia, niente di particolare. Come ho detto, l'importanza è l'uva che arriva dentro, sì. Azienda Vinicola Pulez, questa azienda è un po' particolare perché, differentemente dalle altre, ha una parte dei colli in Italia e l'altra sulla Börda, quindi in Slovenia. Quindi possiamo dire che è un po' italiano e un po' sloveno il vino, sì, che sì, producete. Sì, sì. Sì, maggior parte di uva in Italia vendiamo ancora, però quello che abbiamo in Slovenia facciamo vino. Abbiamo cantina nuova 1 anno e mezzo, fatta per tutta la produzione, no? Per adesso cominciamo così. Ok, i vini che producete sono Sauvignon, Cabernet? Sì, sono di bianchi, sono Ribolla,
Pinot Grigio. Tokaj, che da noi adesso si chiama Yakot. Leggere per dietro viene Tokaj, dopo Sauvignon, Sauvignon, uvaggio bianco, moscato giallo, e dopo sono rosé, merlot e cabernet freschi, cabernet barrique e un uvaggio barricato di cabernet e merlot. Grazie dell'informazione allora. E viva per l'unione, il connubio Slovenia Italia, come i colli sono uguali praticamente, no? Azienda vinicola Bregar, un metodo di vinificazione che non si differenzia molto dagli altri, insomma, però ha preso una sua identità, tant'è che il 2013 lo hai vinificato con una sì, doppia... è fatto così. Il Sauvignon 2013 sarà un anno sul lieviti e un anno in matura in bottiglia, e dopo viene in mercato, no? Perché voglio che fa tutti i suoi processi, fa sul lavoro in bottiglia, no? Processo di fermentazione in bottiglia per prendere gli aromi giusti. Sì, sì, la fermentazione fa in acciaio inox e dopo metto in tonneau di 500 litri e dopo sarà un anno in bottiglia maturare, no? E viene vino... Come clima? È stata una buona annata il 2013? Sì, da noi dove sono io penso che è una dei migliori anni, annate ultimi anni, no? Una delle migliori? Sì, 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 perché non mancava acqua, da noi era tutto a posto, no? Per fare un grande vino, sì. State preparando di buono? Abbiamo visto tutte queste specialità con il fuoco acceso, delle pietanze che si stanno preparando. Cosa preparate? Allora, oggi abbiamo preparato o stiamo preparando i struccoli con le olive. Dentro ci sono anche le salsicce che si devono mettere un po' di. E dopo abbiamo fatto una crema con carote e pesto con prezzemolo. Complimenti. Grazie. Siamo qui a San Martino, appunto in Slovenia. Quali prodotti proponi oggi? Oggi rappresentiamo la Hiša Marica, che vuol dire Casa Marica, che si trova proprio qua a Šmartno, dietro di noi. Propongo i nostri prodotti tipici. Innanzitutto il prosciutto dei Belica, sempre di Medana, che è stagionato un anno e mezzo, 18 kg fresco. Dopo il salame, sempre dei Belica, e poi anche dei formaggi della valle del fiume Isonzo, vicino a Kobarid, Caporetto. Sono formaggi di mucca con paprika. E infine c'è una mortadella speciale che proviene dall'Italia, da Verona. È cucita a mano, in cotenna e senza conservanti, quindi tutte cose genuine. Tutte cose a chilometro zero, possiamo dire. Ecco. Allora, siamo in questo contesto in cui potete proporre dei piatti che sono tipici locali con le ricette di una volta, giusto? Esatto, noi siamo e rappresentiamo il Hotel Cosana, che si trova nel piccolo villaggino di Cosana, dove possiamo offrirvi dei piatti tipici locali di Brda. Tutto il resto ve lo dirà anche la mia collega Anka. Allora, l'Hotel Cosana ha 24 camere, di cui 16 camere doppie, 3 suite superior e 5 suite. C'è anche il wellness con la sauna turca e finlandese. Poi c'è il stupendo terrazzo con la meravigliosa vista su tutte le Brda, Collio Sloveno. Noi produciamo prodotti di latteria, sono prodotti di mucca, sono formaggi di 2 mesi stagionati, poi abbiamo formaggi con erbe tipo basilica, erba cipollina, poi c'è peperoncino, e questo è formaggio ubriaco, è formaggio messo dentro la vinaccia del vino rosso per in circa 3 mesi, è una specialità. Poi c'è anche ricotta e gli yogurt di frutta e naturale. Siamo in compagnia di Uroš, del ristorante Dan di Nova Gorica. Hai preparato un piatto particolarissimo, cosa c'è dentro? Allora, qua avete
con purè al tartufo, poi avete prosciutto essiccato, poi avete uovo cotto in crosta integrale e tartufo nero grattugiato. È buono? Buonissimo, eccezionale. È un piatto un po' particolare. Sì, abbastanza. È una tua invenzione o è un piatto sloveno? No, non è un piatto sloveno questo qua. Sì, sì. È una mia invenzione con aiuto di qualche tecnica particolare per cuocere l'uovo e basta. Va bene. Complimenti allora per la novità, diciamo. Grazie.